Aperti per non chiudere più è lo slogan che scandisce la campagna lanciata da Fipe Confcommercio con volantini affissi sulle vetrine dei negozi anche a Pescara. L'iniziativa, spiegano dall'associazione, intende mobilitare l'opinione pubblica sulla necessità di una ripartenza totale e definitiva delle attività dei pubblici esercizi e più in generale sulla necessità di una diversa gestione della pandemia che non passi più dalle chiusure dei locali ma che vada a colpire il pericolo dei contagi laddove realmente è. Questo viene ribadito dal presidente della Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano, nelle locandine diffuse sui social e affisse in vetrina da migliaia di bar e ristoranti in tutta Italia. In questo caso siamo a Pescara. Alcune immagini provocatorie all'interno di un locale con il servizio al tavolo e assembramenti spazi pubblici. Poi la domanda: dove ti senti più sicuro? Ma quali le richieste dell'associazione? Chiediamo che adesso basta con la confusione burocratica, basta con i burocrati che quando scrivono non sanno né come scrivere e quando scrivono si incartano fra loro. Noi abbiamo dato tante soluzioni, lo scorso anno abbiamo messo in piedi i protocolli, abbiamo dato le opportunità a noi e ai consumatori di poter consumare il caffè, il ristorante, tutto quello che serve rispettando le regole. Non capiamo più che cosa sta succedendo. Dobbiamo riaprire. Le 22 non va bene, per noi va bene le 24. Per tornare a lavorare abbiamo bisogno di certezza, di tranquillità e di dire basta con questo momento così particolare, perché ci auguriamo che i contagi si abbassano, i vaccini stanno andando alla grande. Dico soltanto un dato su Pescara: su 120.000 abitanti siamo arrivati a 58.000 persone vaccinate. Per cortesia, mettiamoci a lavorare tutti. Qualcuno potrebbe dire la salute prima di tutto. Lei pensa che il coprifuoco alle 24 non sia controproducente per quanto riguarda soprattutto gli assembramenti? Noi diciamo le 24 per consentire alle attività di poter continuare a lavorare. Poi, quando i contagi calano, i vaccini, siamo arrivati al punto definitivo, io credo che noi possiamo, credo che sia opportuno ridiscutere. E qui siamo con uno dei titolari di un bar storico di Pescara dal 1946, 4 generazioni, vero? Ma l'impossibilità adesso, per esempio, di servire il caffè al bancone, cosa che a voi non va bene. No, quindi dopo 75 anni che serviamo i nostri clienti vorremmo tornarli a servirli in sicurezza, ma fateci lavorare, solo questo.